La pace del Signore sia con tutti noi. Vi auguro una felice nottata. Perché sono le 10:19 e quasi tardi, ma la gioia dello Spirito di Dio e di Gesù mi ha coinvolto di chiamarvi anche che così tardi in videochiamata. Perché quando c'è la gioia di Dio e di Gesù non si può contenere una persona. E questa notte vorrei parlarvi del Salmo 112. Ma prima vogliamo pregare. Sempre si intende in ginocchio davanti ai piedi di Gesù. Inginocchiatevi, se non potete ovunque vi trovate. Chiudete gli occhi e immaginate che siete in ginocchio davanti ai piedi di Gesù e pregate insieme a me. Padre Santo, Dio d'amore, giunto in questo momento, vogliamo venire a te attraverso il tuo figliolo Gesù e portare tutti i nostri difetti, le nostre angustie, le nostre difficoltà, tutto ciò che ci rode dentro di noi, lo vogliamo portare a te, sicuri, consci che tu ci libererai da tutto e da tutti e da ogni cosa che ci tiene legato al mondo odierno. Grazie Padre che stasera possiamo ancora inoltrarci durante la notte a leggere la tua parola e mettere a parte tutto l'insegnamento che tu ci darai. Grazie Padre per tutte le anime che tu mi hai affidate. Grazie che posso dargli quello che tu hai donato a me. Grazie che anche loro possono abbeverarsi in questo grande fiume di acqua viva. Grazie Padre, ti ringrazio e ti lodo nel nome di Cristo Gesù che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Bene, cari nella grazia, adesso potete mettervi comodi e se avete una Bibbia prendete il Salmo 112 perché ci accingeremo a leggerlo e poi se avremo tempo lo mediteremo secondo la volontà di Dio e di Gesù, di quello che Lui ci riversa nel nostro cuore e nel nostro intimo e nel nostro spirito. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Come testo gli hanno affidato un nome meraviglioso.
Felicità del giusto. Già leggendo questo titolo, mentre aprivo la Bibbia, sono rimasto affascinato. Chi è che in questo momento travagliato, in questo momento così brutale, in questo momento così disperato, in questo momento così pieno di angosce, difficoltà, nervosismi e tante, tante altre cose, quando legge un titolo così semplice, così giusto, così nella felicità, che dice felicità del giusto, non resta affascinato? O tu, mio caro, o tu, mia cara, fratello, sorella, amico, come si è possibile non essere coinvolto in questo grande, grande amore? E dal primo versetto dice, Salmo di Davide, alleluia, beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua discendenza, la stirpe degli uomini retti sarà benedetta. Abbondanza e ricchezze sono in casa sua. E la sua giustizia dura per sempre. La luce spunta nelle tenebre per gli onesti, per chi è misericordioso, pietoso e giusto. Felice l'uomo che ha compassione. Da in prestito e amministra i suoi affari con giustizia, perché non vacillerà mai. Il giusto sarà ricordato per sempre. Egli non temerà cattive notizie. Il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore.
il suo cuore è tenace, privo di paure e alla fine vedrà sui suoi nemici quando desidera. Egli ha dato generosamente ai bisognosi. La sua giustizia dura per sempre e la sua fronte si alza gloriosa. L'empio lo vede, si irrita, digrigna i denti e si consuma. Il desiderio degli empi non potrà mai avverarsi. Fin qui la parola del Signore in Salmi 112. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù. Amen. Bene, cari nella grazia, adesso che abbiamo letto questo bellissimo salmo, in Salmo 112, adesso vogliamo iniziare di nuovo a leggerlo versetto per versetto, se abbiamo il tempo di concluderlo tutto. Lo concluderemo con gioia, con amore e con potenza. Sempre vi ripeto che mentre leggevo questo salmo, spero che nessuno abbia dei solletici nel viso, nelle spalle, nelle braccia, nei piedi, nelle gambe, nel ventre, nella schiena. Spero che nessuno di voi abbia quell'istinto di solleticarsi con la mano, o con la mano destra o con la mano sinistra. Non ha importanza. O ha avuto la sensazione di solleticarsi e siccome sapendo che quando c'è questo solletico che sto parlando di certe cose, voi avete depresso questa sensazione e non avete mosso la mano per solleticarvi. Ma è uguale. È la stessa cosa, come se vi avessimo solleticato, perché l'istinto è avvenuto. E quando viene l'istinto di solleticarsi in qualche punto del corpo, mentre qualcuno sta nominando dei pensieri o delle azioni o dei nomi o parte del corpo o parte anche di cose nascoste o cose spirituali o materiali. Avviene che questo solletico vi rende impossibilità di toccarvi il punto dove vi arriva la sensazione. E se vi toccate o deprimete questo senso di toccamento, di sfiorarlo, ma lo avvertite con la mente e lo soffocate, è uguale. Avete avuto un segnale di
bisogno. Un segnale che, se non fate subito attenzione a vedere di cosa si tratta di questo segnale e lo assecondate, cadrete malati. Perché vi ammalate? Perché c'è una distonia dentro di voi. E allora mettiamoci al lavoro, mentre arriva questa distonia, subito guardiamo con un occhio acuto il problema, la cosa, e assecondiamola. Se c'è bisogno di chiedere perdono a Dio, inginocchiamoci e chiediamo perdono a Dio e a Gesù. Se c'è da chiedere scusa a un fratello che abbiamo offeso o una sorella che abbiamo offeso, chiamiamola. Se è lontano e ci viene difficile andargli a trovarlo, prendiamo il telefono e chiamiamo questa persona e chiediamogli scusa subito e con la scusa che abbiamo chiesto, questo problema decade da solo, perché il nostro istinto, la nostra mente è come un bambino appena nato, e accoglie dentro il nostro cervello tutto. O è vero o è falso. Di qualsiasi natura esso sia, lo accoglie come verità. Perciò, cari nella grazia, sempre vi dico, se questo cervello è come un bambino appena nato, assecondiamolo secondo lo spirito che vi guida e iniettiamo tutto ciò che lui desidera. Ma attenzione, positivo.